Carissimi amici, buonasera. Al termine del primo giro di incontri con la cittadinanza per presentare la mia candidatura come capolista di Fratelli d'Italia nel Nord-Est, sono stato a Trieste, a Mestre, a Bologna e proprio ieri a Forlì e a Reggio Emilia. Ciò che emerge principalmente è che oggi più che mai è necessario essere in mezzo alla gente, direttamente a contatto con i problemi reali, con il vissuto dei cittadini. La gente giustamente e fondatamente è nauseata dalla politica, non crede più nei politici. Dobbiamo essere in mezzo a loro, al loro fianco, ascoltarli e evidenziare il fatto che noi recepiamo le loro istanze e siamo in politica essenzialmente, esclusivamente per tradurre in fatti le legittime aspettative dei cittadini, che oggi sono essenzialmente quello di vivere in modo dignitoso, salvaguardando la propria libertà. È mia intenzione pianificare una campagna elettorale che concepisco come una missione, andando in tutti i piccoli comuni. La gran parte degli italiani vive nei comuni al di sotto di 5.000 abitanti. Incontrare le persone, stare in mezzo alle persone e evidenziare quelli che sono oggi dei problemi impellenti, innanzitutto quello di riscattare la nostra sovranità monetaria, perché è soltanto in questo modo che in Italia potrà tornare a circolare un quantitativo di denaro sufficiente a soddisfare le necessità di chi produce e di chi consuma. Al tempo stesso dobbiamo salvaguardare la nostra civiltà. La priorità è salvare le piccole imprese, affinché possano essere salvate le famiglie e di conseguenza salvare la nostra civiltà. Presto vi informerò del giro che compirò in tutti i comuni dell'Emilia-Romagna, del Veneto, del Friuli e del Trentino Alto Adige. Farò in modo di essere ovunque per potermi confrontare e condividere con ciascuno di voi quelli che sono i problemi reali, non quello che ci propinano le televisioni e i giornali. Il mio obiettivo è di essere a contatto con la stampa locale, quotidiani e televisioni locali, che sono attenti alle problematiche del territorio. Voglio valorizzare l'Italia dei piccoli comuni, l'Italia delle comunità locali. Credo nel localismo e non credo nel globalismo. Dobbiamo partire dal basso, partire dalla persona, partire dalla famiglia naturale, partire dalla comunità locale per ricreare un'Italia che sia sovrana, che sia libera e che sia autonomista, dove appunto le comunità locali possano salvaguardare le proprie specificità. In questo modo noi salveremo gli italiani. Insieme salviamo gli italiani.